Allenati contro la violenza è la nuova campagna contro la violenza sulle donne promossa dagli assessorati al welfare e allo sport della Regione Puglia. La campagna, in collaborazione con i centri antiviolenza pugliesi, si propone di sensibilizzare le tante persone che praticano lo sport a livello agonistico e dilettantistico e di far conoscere i servizi e le attività che i centri antiviolenza realizzano nel proprio territorio. In questo contesto, la giornalista Francesca Mandesi ha discusso a Brindisi con le responsabili dei centri antiviolenza del Brindisino, Iodò, Crisalide, Ricomincio da me e La Luna. È stata un'occasione di dialogo e di contatto con la cittadinanza per farsi conoscere ed essere più ampiamente raggiungibili nel caso in cui si abbia bisogno di informazione, sostegno, consulenze, orientamento ai servizi in relazione alle problematiche e ai vissuti di violenza maschile e di genere. Questa campagna si rivolge al mondo dello sport, è stata promossa e promossa dalla Regione Puglia con gli assessorati al welfare e allo sport per tutti e ci mette in contatto con cittadini che magari diversamente non riusciremmo ad intercettare. Quindi è un'opportunità di contatto con la cittadinanza per far conoscere i centri antiviolenza, quali servizi offrono, come si può accedere e anche per portare un messaggio di prevenzione della violenza. Quindi siamo ben contente di essere qui e di presentarci anche in questo contesto. Si può dire che Brindisi è avanti da questo punto di vista per l'attività che avete svolto negli anni scorsi? Sì, Brindisi ha sempre avuto un nucleo di donne, di attiviste femministe che dagli anni 70 in poi è sempre stato presente e con continuità ha costruito le premesse anche culturali e politiche per far avanzare la consapevolezza e il discorso pubblico sulla violenza contro le donne. Una lunga storia, un lungo impegno che risale all'inizio degli anni 80.